Sì, sono io. Rettore Walker, piacere. La mia assistente mi ha detto che vorrebbe riprendere la facoltà di medicina. Esatto. E posso chiederle come mai ha deciso di riprendere gli studi? È che ripenso sempre al tempo che ho trascorso qui. Sei a un posto straordinario. Ma è una richiesta insolita. Perché dovetti lasciare in circostanze insolite? Lasciai per quello che accadde a Nina. Nina Fisher. Non se la ricorda. Magari si ricorderà di Alexander Monroe. Alexander Monroe, certo, è tornato da poco e ha tenuto una conferenza qui. È un gran bravo ragazzo, intelligente. Lei è una sua amica? No. Quindi non si ricorda le accuse mosse contro Alexander Monroe. Preso una ragazza, Nina Fisher, quella di cui lei non si ricorda, e la portò nella sua camera, dove fece sesso con lei ripetutamente davanti ai suoi amici. Sebbene lei fosse così ubriaca da non sapere neanche dove si trovasse. Il giorno dopo si svegliò piena di lividi e con le impronte di lui dappertutto. Cominciò. Sì. Sa dirmi con chi parlò, Nina? Con lei. Ma lei non se lo ricorda neanche. Disse che non c'erano prove sufficienti e che era la parola di lei contro quella di lui. Sa, riceviamo accuse di questo genere continuamente, una o due a settimana. Mi dispiace di non ricordarmi la sua amica, ma sono certa che all'epoca esaminai la cosa con molta accuratezza. Gli amici restarono a guardare e ridevano. Però lei mi ha detto che la sua amica aveva bevuto e quindi forse non ricordava bene. Quindi non avrebbe dovuto essere ubriaca? Sto dicendo questo. Non voglio criticarla, rettore, scusi, sa. È giusto per essere chiara. Nessuno di noi vorrebbe ammettere di essersi reso vulnerabile quando facciamo delle scelte sbagliate, ma quelle scelte, gli sbagli, possono essere molto dannosi e alquanto spiacevoli. Spiacevoli. Insomma, che cosa vorrebbe che le dicessi? Dovrei rovinare la vita di un ragazzo ogni volta che ricevo un'accusa del genere. Quindi prende per buona la parola del ragazzo. Devo concedergli il beneficio del dubbio. Ho capito. La ringrazio molto, rettore. La sua amica sta bene? No, non sta bene. Ma al Monrossi. Lui sì che sta bene, sarà contenta di saperlo. Sta anche per sposarsi, tra l'altro. Forse quella volta fece la scelta giusta. Diamo a questi ragazzi il beneficio del dubbio. Quindi sarà contenta di sapere che 3 ore fa sono andata a prendere sua figlia Handel a scuola e l'ho presentata ai ragazzi che adesso vivono in quella camera. È molto carina, sa, e sembra molto più grande della sua età. No, non lo credo. Ho notato che avevano della vodka in camera. Sono sicura che si prenderanno cura di Handel al meglio, senza rendere la cosa spiacevole. Ah, il suo cellulare. Vorrà riaverlo dopo. No. Mi dica subito dov'è mia Gliel'ho figlia. detto, nella camera in cui si trovava Nina. Beh, E io le ho detto che non ricordo quel patto. è un gran peccato. Le conviene dirmi dov'è mia figlia? In quale stanza è? Me lo dica! Subito! Brutta sociopatica! Mi dica dov'è mia figlia! Me lo dica! La prego, me lo dica! Vuole sentire? Ha ragione. Visto? Doveva solo rifletterci un po' meglio. È diverso se è qualcuno a cui vogliamo bene.
per mia figlia, per favore. Si rilassi, rettore Walker. Crede davvero che farei una cosa del genere? Per fortuna non mi fido dei ragazzi tanto quanto lei. Sua figlia in una tavola calda, che aspetta la sua boy band preferita. È al Castle Dinner, anzi dovrebbe chiamare. Perché non credo si accorgerà mai che non arriveranno. È un tantino idiota. Però è bellissima. Ma il cervello. A noi ragazze non serve a niente. Mi ha fatto piacere rivederla, rettore.